Le comunità energetiche sono state l'argomento di discussione nel corso di un convegno che si è svolto alla Casa dell'Energia. Fabio Roggiolani è stato tra i promotori dell'iniziativa. Noi abbiamo deciso qui di aprire alla Casa dell'Energia un desk settimanale per tutti coloro che vogliono dare la propria disponibilità, e facendo questo riusciamo a contattare anche tutte le associazioni degli imprenditori che oggi si confronteranno qui nel convegno, per fare in modo che ogni comunità che nasce, ogni disponibilità sul territorio ottenga l'appoggio di tutti quanti, come è avvenuto anche per la politica. Oggi ci sono esponenti di varie formazioni politiche di ogni tipo presenti, proprio perché questa è una delle poche leggi che in questo paese è andata avanti all'unanimità. Qual è il vantaggio che può dare una comunità energetica al cittadino? Allora, innanzitutto un vantaggio ecologico, questo è chiaro, perché si Ma fa anche economico. energie rinnovabili. E dà un grande vantaggio economico, ovviamente, se il cittadino ci investe sopra, cioè il cittadino deve diventare prosumer, produttore e consumatore. Importante la relazione svolta da Silvia Chiassai, che in passato proprio con Roggiolani ebbe un'accesa polemica, ma poi, una volta avuto il confronto, è stato presto raggiunto un accordo e la Casa dell'Energia può essere un punto di riferimento per chi vuole tentare questa nuova avventura. In attesa ovviamente del decreto che uscirà in Gazzetta Ufficiale, speriamo presto, noi siamo già partiti e cerchiamo ovviamente di estendere questo concetto di comunità energetica a tutta la cittadinanza, di coinvolgere gli enti e le aziende per avere tutti quei benefici ovviamente che la normativa prevederà.